Quando ero piccola io mi chiedevo spesso qual è il senso della vita, e cioè mi chiedevo chi sono io, chi sono gli altri, che cos'è appunto la vita e chi è Dio. Un giorno lo chiesi a mia madre e lei mi rispose: non si sa, non si saprà mai, è impossibile saperlo. Mi ricordo che per me fu come ricevere un macigno in testa, perché per me era davvero importante saperlo. Ma appena mi sono ripresa dallo shock iniziale, ho deciso che avrei comunque cercato di capirci qualcosa e quindi ho cominciato una mia personale ricerca sul senso della vita e ho cercato in tutte le discipline. Cercavo soprattutto in quel confine tra la fisica e la metafisica, perché per me era importante avere delle prove, perlomeno delle evidenze. Ho trovato delle risposte, perché se ci si mette davvero a cercare, ci sono già su questo mondo le risposte ad alcune grandi domande sulla vita. Con la conoscenza che avevo raccolto e la filosofia di vita che ne avevo tratto, ho avuto degli anni molto positivi, felici, fatti di lavoro, di benessere, di attivismo. Avevo attivato un circolo virtuoso in cui riuscivo a leggere i segnali della vita e in cui davo e ricevevo bene, denaro, sorrisi, tutto. Poi, per una serie di motivi, ho perso questa mia connessione con l'universo ed è cominciato il periodo più difficile, più nero della mia vita da adulta. 3 anni in cui non riuscivo a trovare lavoro, non avevo soldi, stavo male fisicamente, andava tutto storto. E nonostante facessi di tutto, dalla mattina alla sera mi impegnavo per capire come risolvere la mia situazione, come uscire da questo tunnel vero e proprio, da queste sabbie mobili, non riuscivo a trovare il modo, non cambiavo niente. E urlavo all'universo la mia disperazione, gli chiedevo perché non c'era un po' di giustizia per me, che comunque avevo cercato di fare del bene per gli altri e per il mondo, ma soprattutto non capivo più come funzionava la vita. Tutto cominciò a cambiare un giorno in cui decisi di spezzare la mia routine, di fare qualcosa che non avevo mai fatto. E l'universo ricominciò a guidarmi. Così ho imparato delle cose che mi hanno letteralmente salvata e liberata. Sono cose importantissime che non ti insegnano né a scuola né in famiglia, almeno non ancora, ma che fanno la differenza tra una vita felice e una vita infelice, fanno la differenza tra le sabbie mobili e la libertà. La cosa più importante che ho imparato è che bisogna ragionare in termini di energia, frequenze e vibrazioni, così come ci diceva Nikola Tesla. Tutto è energia, anche la materia è energia, è una delle forme che l'energia può assumere. La materia è fatta di atomi, giusto? Pensa che ogni atomo è per il 99,99999% fatto di vuoto. Se togliessimo tutto lo spazio vuoto, 6 miliardi di persone starebbero nello spazio di una mela. Questo significa che noi pensiamo di essere solidi, ma in realtà siamo un vortice di energia. Siamo energia in un universo di energia. E l'energia è frequenza, è vibrazione. In questo universo di energia, frequenze simili si attraggono fra di loro. La nostra vibrazione è data dalla predominanza dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e delle nostre convinzioni. Questo è il segnale elettromagnetico che emettiamo nell'universo, che risponde inviandoci cose, persone ed esperienze che hanno una frequenza simile. Già da tempo è diffusa questa conoscenza, e cioè che frequenze simili si attraggono. La grande novità è che una parte di mondo scientifico, in diversi ambiti, fra fisici, medici, neuroscienziati, sperimenta e divulga questa nuova prospettiva da cui guardare il mondo, da cui considerare noi stessi e la realtà. Il fatto che il pensiero produca degli effetti quantificabili sul mondo fisico è una cosa unanimemente accettata ormai nel mondo scientifico, per quanto le persone per la maggior parte ancora non lo sappiano. Ma una parte di mondo scientifico va oltre e ci dice adesso che è la coscienza che crea la realtà. Vedi ad esempio il biocentrismo di Robert Lanza. Questo non significa che abbiamo capito tutto di come funziona la vita, la realtà, ma questo fenomeno di attrazione fra frequenze simili è facilmente osservabile nella nostra vita quotidiana quando ce ne rendiamo conto. Ed è qualcosa che ritroviamo anche nella saggezza popolare, indetti come le disgrazie non vengono mai da sole, vengono sempre accompagnate da altre disgrazie. O una su tutte, piove sempre sul bagnato. Perché? Perché una data frequenza attrae cose, persone ed esperienze di pari frequenza.
La questione dei soldi è un buon esempio per capire come funziona. Se abbiamo problemi economici, la cosa che vogliamo di più sono sicuramente i soldi. Ma se abbiamo problemi economici, magari li abbiamo da diverso tempo, in realtà il nostro sentimento, la nostra vera emozione rispetto ai soldi è quello di paura. La vera frequenza che emettiamo è quella di mancanza, di disperazione, e quello riceviamo. Se non cambiamo il sentimento, l'emozione, la sensazione che proviamo nei confronti dei soldi, non cambierà la nostra situazione economica. Questo può essere un processo lento perché le paure creano una traccia fisica dentro di noi. Ogni pensiero produce una rete neuronale e quando il pensiero è ripetuto, questa rete neuronale si rafforza. Quindi ci vuole pazienza e conoscenza per cambiare la nostra situazione economica. Che cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo lavorare sulla nostra vibrazione e sulle frequenze che emettiamo. Da questa nuova ma antica conoscenza nasce una nuova prospettiva da cui considerare noi stessi e la vita. Da questa prospettiva non possiamo aspettare un evento positivo per essere felici, ma dobbiamo noi lavorare sulla nostra frequenza, sulla nostra vibrazione per attrarre un evento positivo. Abbiamo nelle nostre mani la possibilità di portare la nostra vita dove vogliamo, monitorando, curando e alzando la nostra vibrazione. Questa è l'altra cosa importantissima che ho imparato dal mio periodo nero, e cioè che possiamo e dobbiamo lavorare su noi stessi attraverso conoscenze e tecniche che sono fondamentali per la nostra vita quotidiana e che fanno la differenza tra una vita felice e una vita infelice, fanno la differenza tra le sabbie mobili, il tunnel e la libertà. Abbiamo di fronte un periodo molto particolare, una grande sfida che cambierà molte delle cose che conoscevamo. Ora più che mai è importante imparare a mantenere la lucidità, imparare a mantenere la calma, allenare la forza e il coraggio. I cambiamenti, le crisi sono anche delle grandi opportunità perché smuovono le cose, perché ci portano fuori dalla nostra comfort zone e possono diventare il trampolino di lancio per creare qualcosa che non speravamo neanche più, la vita che abbiamo sempre desiderato. In questo percorso possiamo, ad esempio, recuperare una nostra grande passione che magari qualcuno o qualcosa ci ha convinto a lasciar perdere perché non era possibile portarla avanti, farla diventare anche un'attività collaterale, una nuova fonte di reddito. Perché? Perché nella nostra passione c'è la nostra missione, c'è il nostro scopo, c'è il dono che siamo venuti a portare in questo mondo. Questa nuova prospettiva da cui considerare la vita e noi stessi, questo nuovo potere che ci ridà su noi stessi e il lavoro che possiamo fare sulla nostra vibrazione, ci porta a riprendere in mano la nostra vita e ci riconsegna quello che è nostro diritto naturale, il potere sulla nostra vita e la libertà.